sale italiane il film Antigone, il quinto lungometraggio della regista canadese Sophie de Rasp, distribuito dalla Parthenos Distribution. In questo caso la regista è anche sceneggiatrice e direttrice della fotografia, e l'ispirazione per questo film le vengono sia dalla tragedia di Sofocle, Antigone appunto, di cui riprende non tanto la trama quanto i temi e i contenuti e soprattutto i nomi dei personaggi che vengono mantenuti proprio nel film. Ma soprattutto la regista prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto nel 2008 in Canada, che aveva molto scosso l'opinione pubblica canadese, quando un ragazzo di 18 anni, un immigrato di origine honduregna, viene ucciso dalla polizia, sebbene incolpevole. Infatti il ragazzo stava giocando a dadi in un'area all'aperto, non sapendo che questo costituisse reato, e per questo viene fatalmente ucciso dalla polizia. La regista Sophie de Rasp quindi prende spunto dalla tragedia greca e da questa tragedia contemporanea per ambientare appunto ai giorni nostri la storia di una famiglia di origine nordafricana che perde i genitori nel proprio paese di origine, e quindi la nonna con i quattro figli superstiti decide di partire per il Canada per avere una possibilità di vita migliore. I quattro figli sono proprio Antigone e Ismene, sua sorella, e i due fratelli Polinice il più piccolo e Teocle il più grande. Si stabiliscono quindi in una città, alla periferia di una città canadese, e in particolar modo Antigone si rivela subito come una brillante studentessa, è una ragazza 17enne molto portata per gli studi, che vince infatti una borsa di studio, mentre il fratello più piccolo Polinice è la classica pecora nera della famiglia, ne combina di tutti i colori e ha già macchiato la sua fedina penale con alcuni reati minori. Inoltre fa parte di una gang, la cosiddetta gang degli Abibi, e un giorno, mentre Polinice ed Eteocle stanno appunto facendo un gioco all'aperto simile appunto al gioco dei dadi, come nel fatto di cronaca realmente avvenuto, la polizia fa una retata e arresta Polinice, ed Eteocle cerca di correre incontro al fratello e viene però ucciso barbaramente dalla polizia, pur non avendo commesso alcun reato. Inoltre Polinice viene arrestato ed, avendo dei precedenti penali, rischia l'estradizione, perciò Antigone, sua sorella, che ha un fortissimo senso della famiglia e soprattutto un forte senso della giustizia, vive come un grandissimo torto il fatto che le sia stato ucciso incolpevolmente un fratello e l'altro sia stato arrestato, e quindi si ribella, diciamo, a questo stato di cose, decidendo di prendere il posto, visto il suo fisico minuto e le fattezze somiglianti appunto a quelle del fratello minore, decide di prendere il suo posto in carcere per farlo fuggire, aiutata dalla nonna Amenasé. Quindi lei si sostituisce a Polinice, che riesce appunto ad evadere dal carcere con la speranza di crearsi una nuova vita negli Stati Uniti. Però dal canto suo Antigone viene arrestata proprio per aver aiutato ad evadere un carcerato, e quindi viene portata in un carcere minorile. Qui Antigone però fa breccia nel cuore delle sue compagne di reclusione, perché anche in questo caso lei fa da mostra di tutta la sua grande forza e soprattutto della sua forza d'animo e del fatto di combattere sempre contro le ingiustizie e contro l'ottusità del potere. Il film poi porterà ad altri sviluppi, perché ci sarà il processo nei confronti di Antigone ed altri appunto sviluppi che non voglio rivelare per non spoilerare il film. Però Antigone creerà, sia nelle sue compagne di riformatorio, sia nei compagni di scuola, anche per
per l'intervento di Emone, il suo fidanzato, un movimento di opinione pubblica. Tutti i ragazzi saranno con lei e le daranno man forte in questa sua battaglia contro l'autorità. Il film è molto interessante perché appunto ci propone la trasposizione di una tragedia greca in chiave moderna, ma soprattutto la regista, che cita anche nei titoli di coda alcuni brani dell'Antigone di Bertolt Brecht, che appunto vengono ripresi anche nel film, ha proprio questo approccio brechtiano, questo approccio diciamo didattico alla cinematografia. Inoltre utilizza soprattutto uno stile cinematografico che ci avvicina molto ai personaggi, evitando quasi sempre la profondità di campo ed evitando anche qualsiasi giudizio morale nei confronti dei personaggi e della storia, lasciando a noi la possibilità di farci una propria opinione, soprattutto nei confronti della grande forza di Antigone, che porta davanti a tutto, anche a scapito della propria vita e della propria felicità, appunto questo senso grandissimo della famiglia e questo senso della giustizia contro l'ottusità del potere. Dicevo, un sistema brechtiano, proprio perché la tragedia viene riportata nell'epoca contemporanea e proprio per questo tenta di far sviluppare nello spettatore un pensiero critico, se non un pensiero critico che non è mai moralista, ma che appunto ci mette di fronte ai fatti e fa sì che noi traiamo le nostre conclusioni. Anche interessante è l'utilizzo dei nuovi media, come ad esempio delle riprese che vengono fatte in particolar modo dai ragazzi, che sembrano appunto riprese dal cellulare, hanno un taglio prettamente rettangolare proprio come quello dei cellulari, o anche il video che i compagni di scuola di Eteocle fanno in sua memoria una volta che lui è stato ucciso dalla polizia, che assomiglia a un video musicale o comunque a un video di TikTok. E questi diciamo due particolarità registiche hanno un po' la funzione che aveva nella tragedia greca probabilmente il coro, quindi sono proprio la voce dei ragazzi che in qualche modo entrano a far parte del film. Un'altra notazione abbastanza importante è l'utilizzo della musica, che spazia dalla musica classica nelle scene in cui si vuole creare armonia, in cui ci sono anche inquadrature in campo più lungo della natura, di spazi più aperti, e anche l'utilizzo invece del quasi non contrapposto ma diciamo accanto all'utilizzo della musica classica, l'utilizzo del rap e dell'hip hop, che connotano proprio la contemporaneità che ricerca questo film, che vi consiglio quindi di andare a vedere, come vi consiglio di mettere un like alla nostra pagina Facebook di cinefusi.it, così come al nostro profilo Instagram o qui su YouTube. Grazie a tutti, buona serata.